ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi propongo una ricetta per la pizza semplicissima, velocissima e veramente a prova di imbranato. Non che io sia proprio un'imbranata in cucina, perché quello no, però non ho pazienza, che forse è ancora peggio. E questa ricetta però fa proprio al caso mio, perché basta impastare veramente per pochi secondi, poi ce la si dimentica per un giorno, la si riprende, la si impasta altri 2 secondi, ce la si dimentica per altre 3 orette e poi si condisce ed è pronta. Perché mai mi è venuta in mente di fare una ricetta per la pizza? Perché da quando sono qua mangiare la pizza è un po' un'impresa. Una, perché è difficile trovarla buona. Due, perché quando la trovo buona italiana ha un costo pazzesco, quindi non è che andiamo a mangiarci la pizza come quando siamo in Italia una volta a settimana. Quindi se voglio mangiarmi la pizza mi preparo un giorno prima e so che almeno me la riesco a fare da sola a casa quasi più buona di quella che non c'è in Italia. Ovviamente poi i condimenti li scegliete voi a piacere. Vedrete che la mia pizza è vegetariana e molto ricca, perché a me piace così, ma ovviamente si può farla come si vuole. Tra l'altro la ricetta che starete per vedere si può usare anche per fare il pane o anche per fare la focaccia. La ricetta non è farina del mio sacco, ma è di Jim Lai, che è un cuoco, possiamo chiamarlo? No, non è un cuoco. È nato come scultore, poi è venuto in Italia, ha imparato a fare il pane e la pizza, è tornato a New York, perché era originario di New York, ha aperto a Soho una panetteria, poi è diventato famoso, ha aperto una pizzeria a Chelsea, adesso appunto è famosissimo, scrive libri e ha ideato questa ricetta facilissima, veramente facile, e che appunto viene benissimo, e vedrete che stupirete voi stessi e anche i vostri amici. Vi lascio la ricetta e il mio voice over. Se vi piace la ricetta della pizza, pollice in su e fatemi sapere ovviamente se la farete. Un bacione, ciao! Come prima cosa ci servirà della farina per fare il pane. Io ne peserò 325 g per fare una teglia grande. Uniamo 7 g di sale fino. ml di acqua tiepida, in cui facciamo sciogliere 2 g di lievito secco di birra. Mescoliamo bene in modo che si sciolga. E uniamo il tutto alla farina. Incominciamo a impastare sommariamente con le mani. Non bisogna lavorare tanto questo impasto, infatti si chiama la pizza senza impasto. Bisogna soltanto che la farina inglobi tutta l'acqua senza formare grumi. Mettiamo l'impasto in una ciotola che poi copriremo con del domopack. E facciamo riposare l'impasto in un luogo asciutto e dove non ci siano sbalzi termici per almeno 20-24 ore, in modo che lieviti. Passate le 20 ore, riprendiamo in mano il nostro impasto. Si presenterà come un impasto molto più umido di come l'avevate lasciato, è normalissimo, non preoccupatevi. Prendete tutto l'impasto dalla vostra ciotola, infarinate il piano di lavoro e mettetelo sul piano. Ora dobbiamo lavorare ancora una volta la nostra pasta, però in maniera veramente facile. Dobbiamo piegare la nostra pasta in 3 parti in orizzontale e in 3 parti in verticale, come sto facendo io. Una volta fatte le pieghe, giriamo il nostro impasto con le pieghe al di sotto e con le mani ci aiutiamo a formare un fagotto tondo. Mettiamo il nostro impasto in un canovaccio ben infarinato, mi raccomando, perché altrimenti troverete tutta la pasta attaccata al canovaccio, e lo lasciamo riposare per altre 3 ore. Per far sì che non subisca sbalzi termici, copriamolo anche con una ciotola. Dopo 3 ore possiamo iniziare ad accendere il nostro forno. Bisogna impostare il forno a 250 gradi Celsius. Vedete, i miei gradi sono Fahrenheit, quindi non guardate il numero. Mentre il forno si scalda, io preparo la salsa di pomodoro unendo alla salsa dell'olio, del sale, dell'origano e un po' di pepe, e mescolo molto bene.
Ricopro la teglia con della carta forno e metto un po' di olio che spalmo bene con le mani. Dopo 3 ore che il nostro impasto è pronto, posso stenderlo. Mi raccomando, fatelo con le mani e state molto attenti a non spaccare le bolle che si sono formate nella lievitazione, perché è proprio questo che rende fragrante e soffice la vostra pizza. Quindi pian pianino cercate di lavorarla facendola diventare abbastanza grande per coprire tutta la teglia, però sempre solo con le mani. E ovviamente sarà una dura lotta perché la pasta è molto elastica. Cospargiamo l'impasto con la passata di pomodoro che abbiamo preparato prima. A me piace andare fino sui bordi con la passata di pomodoro perché la crosta senza passata non mi piace, ma de gustibus, quindi fate come volete. Facciamo cuocere per 13 minuti a 250 gradi sul ripiano più alto. Questo perché ho impostato il mio forno in modo che il calore venga soltanto dal basso. Dopo 13 minuti tiriamo fuori la pizza e mettiamo la mozzarella. Io ho scelto di mettere la burrata perché mi piace di più. Aggiungiamo anche i condimenti. Ho fatto dei pomodorini confit al forno, poi ho fatto delle zucchine grigliate condite con olio, sale, pepe e aglio crudo e poi dei carciofini sott'olio grigliati anche questi. Condiamo la nostra pizza a piacere e rimettiamo a cuocere per altri 5 minuti. Ah, io aggiungo anche un po' di cipolla. A crudo aggiungo anche un po' di grana grattugiato ed è pronta. Mamma che buono, mi sta tornando fame di nuovo. Se la fate, fatemi sapere, o se avete altre ricette super basic come questa, fatemele conoscere perché sono sempre interessata. Grazie per aver visto il video e per essere rimasti con me. Ci vediamo al prossimo, ciao!